Cosimo Accoto, filosofo tech affiliato all'MIT di Boston. L'intelligenza artificiale con le sue applicazioni aumenta in modo esponenziale la descrizione del nostro mondo. Basti pensare all'intelligenza artificiale generativa. Stiamo entrando in una nuova fase dell'intelligenza artificiale. Finora l'intelligenza artificiale è stata in grado di discriminare, di riconoscere oggetti, volti, ambienti. Ora entriamo nella fase in cui non è più solo discriminativa, ma è generativa, cioè è in grado non solo di riconoscere i volti, ma di ricrearli, generarli ex novo. E siamo dentro una nuova fase inflattiva mediale. Che vuol dire? Vuol dire che oggi abbiamo a disposizione tecnologie che sono in grado di espandere in maniera, in modi e in tempi e in scale inimmaginabili la produzione di conoscenza. Stiamo passando da un'intelligenza artificiale come strumento a un'intelligenza artificiale come vero agente artificiale, che è, diciamo, una enorme rivoluzione. Sì, finora abbiamo trattato la tecnologia come strumento o addirittura come veicolo. In realtà, con l'intelligenza artificiale, con le nuove capacità di conoscere il mondo e di agire nel mondo, queste intelligenze non sono semplicemente tecnologie o strumenti, ma sono attori a pieno titolo all'interno delle nuove società ibride che cominciamo a sperimentare. Quindi non solo neanche agenti artificiali, ma agenti autonomi. Cosa significa e quali le implicazioni? Si tratta di forme di intelligenza artificiale generativa progettate per svolgere compiti complessi. Finora le intelligenze generative che abbiamo conosciuto, dato uno stimolo, uno spunto, generavano un testo, dato un'indicazione, generavano un'immagine. Ora siamo a uno stadio successivo. Non diamo più uno spunto, ma diamo un compito da svolgere. Ad esempio, organizzami il compleanno di mia figlia per il prossimo anno. A lei piacciono i supereroi di fantasia. L'intelligenza artificiale prende questo obiettivo, questo compito che gli è stato assegnato, comincia a spacchettarlo in compiti diversi, sa che deve trovare una location, sa che deve trovare un luogo dove fare il compleanno, sa che dovrà invitare delle persone, sa che ci saranno i regali e comincia in qualche modo a attivarsi in maniera autonoma per risolvere i vari compiti che in qualche modo si è data. Quindi non è semplicemente in grado di generare un testo o un'immagine. No, dato un compito è in grado di mettere in priorità le cose da fare e farle in modo tale da raggiungere l'obiettivo che gli abbiamo dato. Ad esempio, se noi gli diamo un piatto da realizzare, non ci dà solo la ricetta, ma contatta anche il supermercato. Sarà in grado di contattare chi fornisce gli alimenti, chi è in grado di cucinarli, chi è in grado di suggerirmi, chi è in grado di impiattare e quindi è in grado di costruire un intero percorso in autonomia, richiamando risorse anche che non possiede, anche scrivendo codice in autonomia rispetto a risorse che non ha, in modo tale da raggiungere per micro step l'obiettivo finale che gli abbiamo dato. Quindi diciamo che il competitor non è tanto l'impiegato, come abbiamo pensato finora, di un'azienda, ma è un dirigente. Svolgerà alcuni dei compiti e con delle competenze che sono tipiche delle persone che hanno, sì, diciamo così, tratti dirigenziali.